sono Steph e quest'oggi giocheremo a 6am The Chum Bucket. Sì, lo so, 10 in inglese, grazie mille a tutti. Ora io me ne posso andare e Fede continuerà il video. Ok, perfetto, okay? Sì, tutto perfetto. Perfetto. A parte gli scherzi, è il continuo di 3am The Krusty Krab. Quindi il gioco che abbiamo portato circa 2 mesi fa, sì, però sì, molto sì, molto carino. Mono episodio, eravamo appunto nel ristorante di SpongeBob, nel villaggio di SpongeBob, strafigo. Un gioco davvero simpatico e carino, a quanto pare ha fatto il continuo e quindi noi continuiamo. Sono passate soltanto 3 ore, in realtà non è vero, però dato che allora, sono 3 ore in più. Io ho letto anche la storiella. Ah, c'è anche la story mod. Secondo me c'era già l'endless mod, la story sì, mod invece è classica. Essere. Aspetta, Ferre, non parlare perché ah, qua... probabilmente ce la racconta già. Oh, che bellino invece. Bellino. Graficamente è cambiato parecchio. Vabbè, eh? Sì, è passato un po' di tempo, quindi il ha fatto un po' di miglioria. L'avrà anche migliorato. Ah, ok, allora ci siamo già. Ci spieghi Dusty. E io ti okay. spiego la storiella che non ci hai detto. Ci spieghi la storiella. In pratica, dopo tutto quello che ci è successo ai Krusty Krab, okay. ci siamo licenziati e abbiamo deciso di andare a lavorare al Chum Bucket, che tecnicamente ci dovrebbe pagare anche di più. Ma ovviamente, aspetta, Stefan, sì, ma... qui. Cioè, tu hai paura di un posto e vai a fianco. Sì. Cioè, se lì c'è qualcuno allora, cattivo. Ho letto la storia e non dipende da me se il Krusty Krab è di fronte, ok? Ok, okay. E poi infatti ti sorprendi anche che poi ci sarà qualcuno di brutto anche no. qua. Chissà perché, è vero, Squiddy? Hello? Hello? Hi? Ok. Ok. Allora, vabbè, finché abbiamo la luce secondo me va tutto bene. Chum Bucket, Chum Burger, Chum Fry, vabbè, il loro menu, immagino. Qua si prendono gli ordini, qua c'è la cucina e qua c'è l'ufficio. Noi andiamo subito nell'ufficio perché qua ci sono i soldoni, secondo me. Anche secondo me. Buongiorno. Allora, piano 749. Ok, vabbè, fare questi sono tutti i piani del cartone perché erano in concorrenza. Ah, beh, sì, infatti è tecnicamente un piano per far concorrenza a Krusty Krab. Beh, che è sta roba? Sta già iniziando ad esserci cose strane? Plankton spiaccicato. Cioè... guarda. Ok, l'obiettivo è battere il Chum Bucket. Grazie, dopo che vedi il tuo amico spiaccicato su un tavolo, no, col cavolo amico, che però, me ne vado. Dico io. Vabbè, è un tuo conoscente, Steph, era siamo per appena dire. Arrivati. Ok, non mi serve di andare qui ancora. Abbiamo pochi indizi, cioè la scorsa volta facevamo... Esco, ho finito. Ovviamente no. Ecco qua, Steph! Ecco qua, ha fatto scattare l'allarme e penso che siamo morti. Stanno succedendo cose no, strane. È un po' strano sto gioco. Okay. È anche cambiato il modo di giocarlo, okay. quindi è molto strano. Allora, Staff Only, okay. dice cucina e restrooms alla destra. Il laboratorio è l'ufficio di mantenimento, quindi immagino roba per sistemare problemi e cose varie e dritti. Infatti di qui... ok, possiamo anche entrare. Noi stiamo giocando senza l'audio, raga, nel senso ci abbiamo molto poco. Ma non è Five Nights at Freddy, vero? No, aspetta, che stiamo premendo. Non mi piace sta roba che stiamo premendo bottini a caso, Steph. Penso che siamo... abbiamo hackerato in qualche modo la porta del laboratorio. Va bene. Ok. Quella... oddio. Pensavo fosse qualcosa di brutto. Ho fatto scendere un corpo. Ma chi è che nel laboratorio mette la foto di un cane gigante? Secondo me c'è bisogno, sei d'accordo? Sì, vai, tanto io sento perché sono aperte. Sinceramente, a me sembra tutto a posto, cara. Sono io. Sta cambiando il cane, porca miseria. Perché sono delle immagini. Non mi interessa. Però qua è sbarrato. Ok, ok, dobbiamo disattivare le barricate. Troppo facile altrimenti. Eh no, mica era così semplice. Quella luce rossa? C'è sempre stata? Non lo so, penso che noi siamo arrivati da lì, quindi no. Allora, qua ci serve una chiave e qua non vorrei entrare. Sbircia però. C'era chiaramente scritto keep out, quindi andate via, c'è del sangue, ok. Niente di buono e niente di promettente. Ok, non voglio guardare cosa c'è lì. Hai sentito? Sì. Ma che è sta roba? Ma ho visto qualcosa sopra me? No, non credo.
Comunque fa più paura dell'altro, eh. Vero? Nisa fa più paura dell'altro. Sei un po' No, voglio vedere che preoccupata? c'è lì Non dentro. No, voglio guardiamo. essere consapevole, Steph. Io sono una persona Beh, detto, devo consapevole. dire, è presente il granchio di SpongeBob? Eh? È tagliato in tanti pezzi. Ci sono pezzi un po' Come hai ovunque. fatto a riconoscerlo? È perché ho guardato tanto il cartone. Ah, ok. Io ho guardato poco, per quello che non ne riconosco. Allora, Non possiamo saltare, esatto, ok? io continuo a provarci, ma non si può. Ok. La frase, Steph. Non lo so, ma sembra andato di qui. Allora, anche qui è sbarrato. Di nuovo rumori strani. Sembra Ok. molto diverso dall'altro. Molto diverso. Ok, molto diverso. E apprezzo che comunque non sia un continuo Sì, uguale all'altro, ok. giustamente. Però il concetto è. Cucina, andiamo in cucina o Dici? nella restroom, da qualche parte. Beh, chiaramente ci manca Beh, qualcosa. quello senza. Era partito un allarme. Via, 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 via. Secondo me basta chiudere comunque le porte. Ok. Ah! Che faccio? Ti dice, la chiave è dentro, forse. Io ci Beh, provo. chiaramente c'è un... Ti verrà mozzata la mano, Steph, eh? Anche secondo me non è entrato nulla. Ok, che brutta, non ci può fare queste esperienze terribili. Per nulla, per di più. Ok, vabbè. Quindi, in poche parole, noi comunque stiamo cercando la chiave. Stiamo cercando. Ah, ok, è l'audio di quello che ho attivato prima. Ok, quindi non stava succedendo nulla. E dicevo, stiamo cercando il modo di disattivare le barricate e di trovare anche la chiave. Siamo arrivati comunque ai bagni. Magari in uno dei due bagni qualcosa di utile lo troviamo. Ok. Allora, Ok. questa. La musichetta è carina. Dicevo che quella del bagno era una Sì, la citazione citazione. autobiterai anche un canale internazionale. Esatto, quindi evidentemente si era lamentato di qualcosa e lui ha visto che l'ha aggiunta, capito? Carina. Vabbè, Dai! non è un problema, perché sinceramente non avevamo raggiunto una ceppa, ok? C'era bisogno di Siamo stati molto enfatizzarlo con così tanta scarsi. tranquillità, No, siamo stati molto scarsi, eh? Vabbè, questo è quindi io non tutto. entro più nel bagno dei maschi, entro nel bagno delle femmine. Cioè, abbiamo imparato questo dal primo tentativo, no? Comunque, quantomeno, quello che ci deve seguire non fa troppa paura. Quindi, secondo L'altro, oddio, sperando non sia l'unico, l'altro comunque era più spaventoso, però questo sarà l'unico, boh, magari nel bagno delle femmine c'è uno ancora più me. brutto. Nah, dai. Qua non c'è nessuno. Che Dai, che cavolo! schifo! Ma schifo! E Di nuovo... vabbè. E tanto lo sento meglio io, anche con solini. Dai, qua c'è la chiave per forza. Silver key, a posto. Allora, respiriamo. Qui è dire di non aprire proprio la porta. Chiudere tutto, tanto non ci servono più una ceppa e i bagni. Dove dovevamo inserire la chiave? Me lo sono già dimenticato. Anche io, ma ovviamente chiudo tutte le porte. Ok, mi sembra una buona idea. Qua. Qua, a posto. Quindi, magazzino. Ok. Breaker. Dice Ok. la corrente è già accesa, giusto? Quindi vuol dire che potrebbe staccare la corrente in futuro, ricordiamocelo, molto Sì. importante. Sto premendo i bottoni per togliere le barricate. Ok. Secondo me. No? The processing Processing room room. Quindi door. laboratorio no, ma il processing room. E qual è? Chissà, ricorda? Già. Vedi, non è questa. Il Forse è cane. l'altra che avevamo trovato con le sbarre. Può Sì, essere? può Quindi di essere. qui, giusto? Ah. Ok. Permesso. Oh. Quindi qua. Yes. Eccola qui. Meno male che riesci Perfetto. ad ambientarti. Ok, cose brutte sempre. Ok, bottoni. Allora, lì niente. Bottoni da premere, chiaramente. Che Ok. brutti rumori poi che facciamo, cioè. Prima o poi qualcuno ci viene a prendere, Ma sicuramente, senza che neanche eh. ce ne accorgiamo. Laboratorio. Ho visto che c'era il basement, hai Vero? visto? Sì. Sì, qua. Ok, non perderò il mio tempo andando lì Ok. sotto. Ok, non Quindi non ci sprecherò il mio tempo serve. più precisamente. Allora, andiamo al laboratorio.
Che cose brutte che ci sono nel magazzino. Chiudi tutto e non ci torniamo mai più. Allora, beh, comunque la cosa positiva è che anche se perdiamo ormai sappiamo un pochettino i procedimenti. Basta con sta musica. Allora, chiuditi la porta alle spalle. Abbiamo... Sei vivo, sei finto? È vivo, vero? Sì, appena uso questi, secondo me. Stai fermo, ti prego. Non ti muovere, perché mi fai scendere un colpo. Non ti muovere, ti scongiuro. L'unica cosa che ti chiedo è star fermo. Bella, bravo. È una cosa finta. Ok, ok. Allora, in pratica ci ho detto... Era lui. Il vero cattivo era SpongeBob. Ora inizia il gioco reale. Praticamente, raga, ci hanno staccato la corrente e dobbiamo riattivarla. E ti ricordi dov'era? No. Io abbastanza. Non c'è più lo schermo acceso, infatti. Non c'è più il cane. Quindi in pratica era vero quello, che schifo. Ok. Secondo me era qui nel magazzino. Dall'altra sì, parte, sì, dall'altra sì, parte, sì. Era lì. Però c'è qualcuno che ci segue, secondo te? Come sì, dai, un po' sì. Perché forse era una sorta di inizio gioco, capito? Introduzione al gioco, okay. Quindi ora si fa davvero difficile. Tu le orecchie aperte, che oggi ci deve arrivare la spesa. Ok. E non si sa mai questi orari. Ma guarda, non ti preoccupare, quando sono lanciato fuori la piccola abbaia, quindi fa un casino assurdo, quindi un bel campanello d'allarme. Però siccome siamo concentrati... Ci piglia, mon, ci dà una ammazzata in testa. Sì. Sì. Cos'è questo rumore? Ah. Oh, attivato l'1 e il 2. Dobbiamo trovare l'ultimo per riuscire a uscire. Da dove? Cosa? Ok, almeno riprendiamo sempre da qui. Dobbiamo rifare il gioco da capo. Questa è una cosa ottima. Però non è ottimo quello che sta succedendo. Ma dov'è quel maledetto? Ok, ok. Volevo capire, quando sento la musichetta, quando senti ti devi nascondere. Ok. Invece non abbiamo indizi di quando compare SpongeBob, però sappiamo almeno questo. Però non sappiamo neanche dov'è il terzo Baker o Breaker, non mi ricordo come si chiamavano, per la corrente. Sì, lo so invece. Ma sai? Bravo, sei forte, sei tutti noi. Lo so. Sai dov'è? No. Nei basement. Non perderò il mio tempo prima. Non sprecherò il mio tempo, beh sì. Ci sei? Non l'abbiamo mai visto, rimane solo quello. Da dove? C'era lì che ci aspettava. Sì. Ho capito, ma cioè, se i camperi nell'unico punto dove ne dobbiamo andare, è facile, amico mio. Fai una sfida onesta. No, non gliene frega di essere onesto. Dai. Ok, piano, rilassati. Sempre il tuo rumore. Spucca SpongeBob adesso. Io ti mollo qui, Steph. E basta, perché non mi piace fare sti giochi. Ok. Non può sbucare a nulla, eh. Ok, va piano, ma se ne va lontano. L'ho dato, però. Rumori, concentrata. Tutto a posto? Stiamo un po' nascosti. Allora, il basement. Esco, vado là, entro di lì. Giro a destra, giro a sinistra e c'è la porta. Come fai a ricordarti? Non ce la fai mai questi giochi. Il problema è arrivarci. Lì. Ok, si sente in lontananza, sempre pronto, eh. Sempre pronto da che parti. No, altri rumori. 5, 4, 3, 2, 1. Capodanno! Basta. Che è sto rumore?
Era lì. Non è qui di sotto. È lì, Quindi lì. sotto ce n'è per forza, eh. Se ci sarà qualcosa che ci costringe ad andare lì sotto, magari di terribile. Nessuno pensa che Poi abbiamo cavolo, io scoperto non vorrei quello. mandare uno scantinato Aspetta. di un posto così. Non lo so. Sarà una lunga giornata per noi. Ah, cavolo, è tosto, eh? È difficilotto. Ci Ok. siamo? No, non ci Sì, ci siamo. siamo. No. Adesso di uscire dalla Pare sta andando porta. tutto malissimo. No, non sta Ok. andando tutto Sta andando tutto malissimo, malissimo. Steph. Fronting Door, sai quanto è difficile tornarci? No, è Molto, sì. difficile. Ah! Anche perché secondo me questo non è un checkpoint, quindi nel caso dovrò rifare tutto. Penso di no anch'io. L'importante è muoversi un po' alla volta. Con Alla cautela! vita bisogna stare calmi, non bisogna fare gli eroi, non bisogna correre, se fortunato No, bisogna beh, qui sicuramente ad oggi abbiamo capito che non dovremo mai più lavorare, perché ogni volta che andiamo a lavorare in un stare ristorante succedono cose brutte. Tempo fa quando non c'era, lo sai, vero? Davvero? No. Allora, noi dobbiamo andare in questa porta, quella centrale, non quella di destra. Ok. Ok, e dopodiché credo che siamo praticamente alla porta. Allora li corriamo come pazzi, Bravissima, Steph. ne hai già Non capito. passare lì sotto, che prima stava gocciolando roba strana, non si sa mai. Pronta. Vai. Mancava più tempo del previsto. Ok. Non posso Come correre. non puoi correre? No, eh. No, aspetta, forse ci manda nei basement. Forse l'ha voluto. Sta roba? Avevo ragione. Sì. Come Cavolo! siamo? Cioè, non è finita! Neanche uscendo, non è Lo finita! sapevo, è troppo semplice. Allora, Ti non mi. trasformeremo in un No, chum! non voglio diventare Quindi! chum, cari. Qui sì, fate cose strane, non dovreste. È arrivato dall'alto, eh? È arrivato dall'alto. Dai, comunque non fa paura. Lo fa di proposito lui, e secondo me fa bene, perché così è la strizza, però poi non c'è niente di che, dai. Ci Vabbè, sta. sono carini così sti giochi, non è che Sì. tutti devono essere eccessivi. Come Ho capito, amico! Ho capito, siamo tutti con te! Che cavolo devo fare allora? Cioè. Sono d'accordo, Steph, sono con te, sono d'accordo. Secondo me devi prendere il coltello nel cartellone che hanno usato per minacciarti e ucciderlo, Steph. Non si può. Ah, no, non accetta, ancora peggio. Con tanto di minacce di morte nei fogli. Cioè, come dovremmo fare? Cioè, ti vede sempre. Possibile. Possibile. No, non piangere, non piangere, Steph. Ce la possiamo fare. Giusto! Cosa che è ingiusto? Però ce la possiamo fare, dai. È totalmente ingiusto. E se corressi? C'è una musichetta da Oh costa, eh! mamma mia! Cioè dobbiamo fare tutto così! Cos'erano quegli occhi rossi Ma che comunque? ne so! Stiamo per rientrare nel posto da cui siamo arrivati, non è una buona cosa. Dov'è Agente Corri! 007! Quella è la porta che non avevo mai visto! C'è un labirinto sto posto, come troviamo l'uscita? Ok. Ma che cos'è sto gioco? Finirà male, Sì, Steph. sì, sì. Finirà totalmente che veniamo Finirà trasformati chum, in un... cioè. Esatto, in un chum. Ma C'è di nuovo, eh? E poi cos'è sta musica? non lo so!
Corri, 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 corri. Cara! Ma che sta succedendo? Delirio, cioè, rispetto all'altro è delirio. Io comunque devo correre. Quindi no? Vai in pensione e ritirati, cioè te lo dico. Cioè, siamo tutti mezzo morti, è tristissima questa musica, ti fa venire la depressione, Steph. Corri. L'uscita! Mi prego! Fatemi, prego! Corri, 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 corri. Vai, respira. Non no, cadere, no, la tua bici, prendila! No, 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 no. Non ci si volta mai alle spalle, mai, 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 mai. Corri, corri. O se ne fa il terzo, ci deve vedere 3 mesi prima perché mi dovrò preparare psicologicamente. Dico, caro amico, i tuoi giochi sono belli, però, cioè, dicelo che sono così. Questo era più tosto dell'altro, era molto più tosto. Carino, me, però. Dai. Abbiamo avuto anche abbastanza fortuna in finale, eh. Anche secondo me. Me sci. No, anche secondo me. È solo perché mi ricordo a memoria la mappa, non so neanche io perché. Esatto, è solo per perché quello. Altrimenti avrei avevamo pregati. Avresti trovato me, probabilmente avrei fatto 20 minuti solo nella parte finale. Bellino comunque, dai. Molto carino. Contento, molto contento. Carino come il primo, ragazzi, sono felice averlo portato, ma ero sicuro che avrebbe fatto di nuovo un ottimo lavoro. Provatevelo perché è gratis, basta che scrivete il nome di questo gioco, ragazzi, scritto l'ho qua. Provate Lo provate, lo scaricate, è gratis, dura una mezz'orettina, quindi è davvero davvero simpatico. E niente, ci fermiamo così, qua sotto altri video, iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!